l'azione strepitosa che hai fatto sul rigore, però una partita totale, anche il mister ti ha fatto i complimenti per la fase difensiva, insomma oggi è andato tutto bene, venivate da un periodo bruttino, insomma vi siete riscattati. Grazie, sì, sicuramente la cosa più importante diciamo che era ritrovare la prestazione, perché nelle ultime due o tre uscite, forse due, togliendo Imola, abbiamo fatto un po' fatica, però era oggi che contava esserci e ci siamo stati, quindi la squadra ha dimostrato di essere pronta nei momenti importanti. Adesso fra tre giorni abbiamo un'altra partita e non c'è tempo neanche per soffermarsi troppo su questa. Recupereremo e prepareremo al meglio la partita di mercoledì, che sia contro il Monza o contro la Fermana. Oggi arrivava qua una squadra che doveva per forza vincere, doveva attaccarvi, però sostanzialmente hanno tirato in porta una barra due volte, mentre voi avete sfruttato gli spazi. Sì, avevamo due risultati su tre e questa cosa qua può essere anche un'arma a doppio taglio, perché tante volte ti porta magari a giocare per il pareggio, ma invece oggi abbiamo cercato di fare una partita attenta in fase difensiva ma aggressiva. Dovevamo tenere lontano dalla nostra porta i loro attaccanti, che sono attaccanti validi, forti, pericolosi per la categoria. Il mister l'ha preparata al dettaglio, ci siamo allenati bene e diciamo che siamo entrati in campo, ognuno sapeva cosa doveva fare. Questa cosa è stata importante, l'abbiamo fatta al meglio. Tu l'anno scorso non c'eri, arrivarono a un soffio dalla promozione. Questa squadra è una pretendente alla Serie B? Ce ne sono tanti di pretendenti alla Serie B, ci sono tante squadre più forti di noi e sicuramente saremo una squadra che dà fastidio a chiunque. Non abbiamo paura di nessuno e abbiamo dimostrato anche in campionato contro le grandi di potercela giocare alla pari, per cui non lo so se questa squadra è pronta per la Serie B, so sicuramente che può fare un percorso per arrivare alla Serie B. Nel primo tempo però due risultati, il Sudoro senza pareggi. Una partita molto attenta. Sì, io non mi ricordo tiro in porta della San Benedettese nel primo tempo, quindi sicuramente abbiamo fatto una partita attenta in fase difensiva. Abbiamo avuto un paio di occasioni con due cross di Turchetta pericolosi, però è stata una partita equilibrata, perché comunque affrontavamo una squadra, secondo me, alla nostra portata e di pari livello, quindi anche se sono arrivati un pochino dietro in classifica hanno giocatori importanti, quindi è stata una partita bella e combattuta. La cavalcata vale il passaggio di turno, può far sognare i Bolzanini? Sì, sono contento perché sono riuscito ad essere decisivo e adesso in un momento importante per la mia squadra, però è un'occasione comunque nell'arco di 90 minuti in cui c'è stato un grande lavoro di squadra a partire dall'allenamento di martedì e arrivare all'ultimo secondo della partita di oggi. Complimenti. Grazie.